Buonasera a tutti e bentornati a bordo. Allora, il mago, io ritorno quando c'è qualcosa da aggiungere. Per molti quello che aggiungo io non vale un cazzo, ma me ne rendo conto, ma io quello che aggiungo è perché secondo il mio punto di vista è qualcosa che non c'è ancora, non è stato detto. Per il resto c'è tanto marasma ormai in internet che ognuno dice la sua. Dal mio punto di vista, se c'è qualcosa da aggiungere, poi parto con i miei video e esprimo il mio punto di vista, che è, come sempre ripeto, non rivolto alla massa ma a un pubblico di persone consapevoli. Ok, detto questo partiamo. Nei video precedenti ho parlato già delle divisioni che si creano nelle persone tra virgolette consapevoli, quindi ho parlato degli spiritualisti e di quanto queste persone qui, pur essendo ottime persone, brave persone, tendono a cadere nello squilibrio. Non sono equilibrati, ecco. E ho notato, io avevo già intravisto quest'altra branchia, e però avevo trascurato, e invece ultimamente si stanno facendo avanti queste persone qua, che sono i bibbiaruoli, ed è un'altra branchia di persone tra virgolette consapevoli, che si sono andate a incanalare come gli spiritualisti in un'altra trappola. Quindi abbiamo da una parte gli spiritualisti, dall'altra parte abbiamo i bibbiaruoli. Ecco, a questo punto bisogna fare una premessa un po' grande, cercherò di essere più conciso possibile. Penso che molti di voi conoscano Mauro Bilino e il lavoro che egli ha fatto nel tradurre la Bibbia così letteralmente. Ecco, io citerò Bilino nel dire che anche io come lui non dico che Dio non esiste, dico semplicemente che la Bibbia non ne parla. Aggiungo anche che la Bibbia, a parte la creazione, la Genesi, no, che è un chiaro riferimento a libri più antichi, quindi è una sorta di revisione di storie raccontate in precedenza da popoli più antichi. E, a parte la Genesi, dicevo, il resto parla di una sorta di patto che si è creato tra un Javé e il popolo ebraico, quindi noi non c'entriamo un cazzo con la Bibbia. Però appunto ci sono persone in Occidente, in Italia e in gran parte dell'Occidente, che hanno preso la Bibbia e la considerano ci costruiscono tutto il loro sapere sulla Bibbia. Ecco, innanzitutto io vorrei dire a queste persone qui che appunto la Bibbia non riguarda noi, ma riguarda il popolo ebraico, quindi è un discorso loro, noi ce ne siamo impossessati, ma vi invito a leggere la Bibbia originale e non fermarvi all'edizione tascabile per le famiglie, perché cioè, se a me interessa qualcosa davvero, io vado a scavare, vado a scoprire, voglio informarmi, voglio fare ricerca seria. Quindi io vi invito innanzitutto a mettere da parte la Bibbia che avete in casa, quella tradotta per le famiglie, e andarvi a comprare una Bibbia seria, una Bibbia ebraica, così è già è qualcosa. Poi in secondo luogo io vi che bisogna in un certo senso spaziare anche nella lettura. Non potete prendere la Bibbia come punto di riferimento per la vostra consapevolezza, e se non è la Bibbia sono i Vangeli, se non sono i Vangeli sono i
Vangeli apocrifi, e se non sono questi è la Bibbia di che cazzo ne so, cioè sono i rotoli i rotoli come erano quei rotoli là del deserto, oppure ci sono la versione di Enoch, cioè ragazzi, ok, va bene, però è come, io ho già detto questo, è come vedere tutti gli episodi di Star Wars, poi vedere i prequel di Star Wars, guardare gli spin-off di Star Wars, guardare i remake di Star Wars e dirsi persone che capiscono di film di fantascienza, ma non è vero, perché voi poi non conoscete film come Blade Runner, come altri film bellissimi di fantascienza, Matrix e via dicendo. Cioè, bisogna con la testa spaziare, e nella ricerca bisogna vedere tanti punti di riferimento. Non potete assolutamente prendere un tascabile e costruirci su questo tascabile la vostra consapevolezza. È assurdo quello che fate, perché e ripeto, io mi rivolgo ai risvegliati, non mi rivolgo alla massa, perché la massa lasciamola perdere, perché voi risvegliati, no, vi siete tolti da una trappola, cercate, tra virgolette, perché è difficile rendersi completamente liberi, comunque avete capito l'inganno della matrice che fate, vi andate a ingabbiare, a scatolare in una matrice ancora più grossa. Cioè, peggio dei fedeli che vanno in chiesa, voi siete peggio di queste, voi siete persone chiuse, cioè chiuse, addirittura date del satanista a chiunque vi venga contro. E poi ci farò un altro video su Satana e Lucifero e via discorrendo, per fare chiarezza anche su questo punto qua. Bisogna essere obiettivi, bisogna essere con la mente, stare con la mente ben aperta, non lasciarsi incatenare in altre gabbie. Porco zio, ok, detto questo, no, io mi infervoro perché ho visto ragazzi davvero in gamba cadere nella trappola di diventare bibbiaroli da un giorno all'altro, e poi non danno la posizione, non accettano il confronto, non accettano nulla che non sia nella loro ottica di veduta biblica. Cioè, se non è biblica, che poi è un errore che spesso i terapeutisti, i flat earther fanno, anche terapeutisti molto noti tipo Parallax, che ha fatto l'astronomia zetetica, o lo stesso Giannini con il suo mondi oltre i poli, e poi cadono tutti quanti nella retorica della Bibbia. Cadono tutti in questa retorica. Io non dico che la Bibbia non sia un libro storico, un libro di interesse mondiale, non sto dicendo questo. Io semplicemente sto dicendo che non bisogna prendere la Bibbia, o perlomeno non bisogna prendere solo la Bibbia, soprattutto non solo quella tascabile familiare, come punto di riferimento per costruirci la nostra consapevolezza. Ecco, questo non bisogna farlo. Un altro punto importante è la contestualizzazione e la decontestualizzazione. E mi spiego meglio. Io, se devo riparare una macchina, se devo cambiare la lampadina a una macchina, il faro a una macchina, lampadina, io che faccio? Prendo il manuale di istruzioni, lo leggo, e se devo dire... se devo indicare a un'altra persona, devo comunicare a un'altra persona quello che ho fatto, cito le parole del manuale di istruzione inerente al cambiare la lampadina. Ok? Quindi bisogna sempre essere nel contesto, cioè nel contesto del fatto cambiare lampadina, nel contesto del fatto prendere un manuale che parli di quella cosa lì e citare il passo inerente. Adesso questi bibbiaroli qua che cosa fanno? Fanno come il prete in chiesa, prendono, che ne so, un passo di Daniele, oppure di Samuele, oppure di Ezechiele o Isaia, e che parlano magari che oggi sto a mangiare un bel piatto di maccheroni, e prendono quella frase in cui loro descrivono il piatto di maccheroni, io sto facendo un esempio, e lo mettono dappertutto, cioè
decontestualizzano le frasi e mettono tipo Isaia 24:17, Ezechiele 25:17, cammino dell'uomo timorato. Magari Ezechiele parlava di altri cazzi, no? Però io quello che dico, non bisogna decontestualizzare, bisogna prendere, anche perché ad esempio io potrei prendere un libro tipo, vi faccio un esempio, It di Stephen King, che è un librone di non so quante pagine. Anche quello, ci posso costruire una religione sopra quel libro, perché ci sono tantissime frasi e ogni frase si abbinerà sicuramente ad un contesto della vita. Ma io non posso dire, perché trovo frasi inerenti e decontestualizzate a un determinato tipo di momento, non posso dire che in It sia il libro scritto da Dio e che in quello io ci vedo tutta la mia consapevolezza e basta, leggo It e basta, sto a posto per tutta la vita. Io capisco che è brutto vivere nell'incertezza e tutte queste cazzate qui, ma prendere come punto di riferimento un unico libro e costruirci tutto sopra, e soprattutto decontestualizzare le frasi, è peggio dei preti, è peggio dei preti. Io vi chiedo di svegliarvi, darvi una regolata, rendetevi conto, non vi dico quali libri leggere o quali letture fare, ma fate letture diverse, spaziate con la testa, non restate legati, perché da una religione ve ne andate a cacciare in un'altra. Questo io vi dico. E poi la religione è tutto, voi dovete capire che è tutta una religione. La politica, la religione stessa, i viaggi spaziali, è tutta una religione. Ogni cosa già è costruita con gli archetipi adatti, ogni cosa è fatta per catturarvi, per farvi stare lì, per mettervi in una scatola, c'è una scatola nella scatola. Ogni cosa è una religione. Religione significa relegare ad altri il mio pensare. Non è che religione significa relegare, però la parola religione e relegare si assomigliano molto, e non per nulla e cito in questo caso anche il significato occulto delle parole e il significato legalese delle parole. Cioè, voi relegate ad altri enti, ad altri istituzioni religiose o pubbliche o che cavolo ne so, voi relegate il vostro pensare, il vostro credo, è la stessa cosa la religione, anche quando uno fa di un cantante il proprio idolo e non sente nient'altro che quel cantante lì e compra solo quei cd lì o è sfegatato di quel cantante e cita le sue parole, le parole di quelle canzoni come in ogni contesto. Cioè, datevi, svegliatevi un po', che cazzo però, uscite da una dottrina per entrarvene in un'altra. Cioè, è incredibile come siete così facilmente plagiabili anche. Ok, e poi, senza contare, i Lecchini, mamma mia, i Lecchini è una... Io ne avevo già parlato dei Lecchini. I Lecchini è la razza più brutta, perché i Lecchini non capiscono, non approfondiscono un cazzo, non approfondiscono nulla. Guardano un'immagine forte, guardano una scritta, magari un titolo bello grosso, e senza approfondire cosa c'è dietro, danno per vero quello che hanno visto. E quindi che fanno questi Lecchini? Perché poi ogni bibbiarolo che sale sull'altare trova, così come gli spiritualisti, 100 Lecchini che gli stanno appresso. E questi Lecchini che fanno? Non fanno altro che esaltare l'ego del bibbiarolo o dello spiritualista. E questo non... Cioè, pensa davvero di avere in mano la verità assoluta, così come gli spiritualisti, così come i bibbiaroli. State attenti, vi ripeto ancora una volta, agli spiritualisti, fate attenzione ai bibbiaroli, perché sono un'altra razza, un'altra specie, scusate, lo dico per ridere, sono un
molto poco equilibrati, sono pochissimo equilibrati. E fate attenzione soprattutto ai lecchini, soprattutto voi non siate lecchini. Prima di accettare come verità quello che vi viene detto, fate le ricerche, fate da solo le ricerche, da soli, e andate a scoprire cosa c'è dietro. Sempre, sempre, non fermatevi. Anche la stronzata del 666, perché sulla Bibbia sta scritto che il 666 è il numero della bestia, ma la bestia sapete che cos'è? Comunque ci farò un video su questo, ci farò anche un video su questo. Andate a ricercare, fate le vostre ricerche, non vi dico dove, perché dovete spaziare, dovete essere liberi e non condizionati. Porco zio, basta, basta, chiudo, vi auguro una buona serata e ci sentiamo alla prossima. Ciao dal mago e iscrivetevi al gruppo Terra Magic, perché stiamo facendo un bel lavoro con i ragazzi, e guardate i file nei documenti, nel gruppo c'è la sezione file, andate e leggete un po' i documenti che scriviamo, le ricerche che facciamo, insomma stiamo facendo un buon lavoro, sosteneteci e facciamo gruppo. Ciao Valio, buona serata.